Già Mix, sei carico? Carichissimo. 3 stelle, il poker stellato da Bartolini. Prima volta a 3 stelle. Prima volta? Sì, bello carico. Hai preparato il portafogli? Sì. Ma questo è il Bartolini Express? È il Bartolini Express. Il carico. Vero Bartolini Express. Chi è che manca ovviamente? Il Ricci. Ricci. Sempre. Non lo vedo, non lo vedo. Vieni sui taxi. Cosa vuoi fare? Ti vuoi lasciare un sketchbook a Bartolini? No, questo è per noi. Questo, cioè? Siccome nessuno ha organizzato niente, ho organizzato io. Sì, perché poi mi dicono che non sono capace. Ah, e quindi sì, si offende. Sa più di tutti. Ah. Bello. In quanti stellati sarei stato? Vabbè, lo vuoi dire dopo, palesemente. Dai, non c'è bisogno di dirlo. Quanto? Racconta un po', cos'è che hai detto? Qua è l'unico tettiere di Milano e... No, che sono dopo così mi prendo, cioè davvero mi odiano ancora di più. Sì, esatto, già ti odiano abbastanza. Vabbè, allora, comunque l'unico che qua non odiano è Nick, perché su Nick io non l'ho trovato... Dov'è? Ma perché sono imparziale, non ho dei no, commenti. No, molti commenti, non ho visto negativi. Commenti negativi su di te. Vabbè, su loro capiamo come farli arrivare. Dai. Sì, sì. No, allora, il buon Riccio pensavo avesse preparato i commenti da commentare. Invece no. Molto meglio. Ora faremo l'unboxing. Enrico Bartolini, 3 stelle Michelin. L'unico 3 stelle di Milano? Oh yes. Faccio lo cazzo. Questa cos'è, tipo l'ottava volta che ci vieni? No, io non sono mai venuto. Davvero? È sì. L'unico ristorante a Milano che sì, ma questa è una truffa, perché sapeva già dove doveva andare, zio. Sì, palese, lo sapevi già. Ah, che bello che è ben illuminato. Cioè, sembra una cavolata, ma quando vai in sti ristoranti spesso c'è la lucina, la candelina e non si vede nulla poi nel video. Posso iniziare a portarvi un po' d'acqua? Sì, sì. Una... Frizzante? Io frizzante. Una e una? Una e una, grazie. Vai, allora abbiamo... Ah, sono la sigla, vai, ora di farti. Sono la sigla. Vabbè, era logato Wanderlust. Era logato Wanderlust una volta. Andiamo ad aprire. Vabbè, la nostra, non mi sono perse grandi cose. Perché il buon Riccio ha preparato le pagelle. Quindi oggi faremo i critici culinari. Incredibile. Incredibile. No, ma dai, siamo i clienti simpatici. Budek di Enrico Bartolini. Rank, c'è già il rank 3 stelle. Dove mette la data, la pagella D, come a scuola. Incredibile. E poi c'è... Quanto tempo ci hai perso per fare sta cosa? Ma probabilmente 30 minuti. Bellissimo. Sotto pressione la meglio. Sì, sì, sì. Allora prego, pagellina del signor Barosi. Tu hai la carta bella, palese. Ma questa... Ma sbirrucci, cabrò. Prego, la pagellina. Ma voglio sapere che questo è l'inizio di una grande serie. Noi andremo in giro per il mondo per solo 3 stelle e faremo sta roba qui. Trovo lo sponsor in 10 secondi. Bravo, trovato sponsor perché sennò. E invece abbiamo trovato lo sponsor perché oggi siamo sponsorizzati da Alex Theory. In realtà devo farvi un video a riguardo, ma penso uscirà questa settimana. Giamma non l'ha mai provato, quindi oggi ci fa da test. Esatto. E vediamo se piacciono anche a lui. Esatto. Queste sono tartufo puro. Io vi lascio il mio link in descrizione con il codice sconto Surri. E avrete in omaggio un pacchetto di gallette latte e cocco. Vuoi latte, caramello e pistacchio? Sono di tartufo. E che sei cazzo, il gusto? No, guarda quanto sono spesse. Guarda quanto è alta, guardala. Guarda come scrocchia. Non buone. E questa è salata. E per me, per quello che ho provato ora, le dolci sono molto più buone delle salate. È saporita, c'ha questo odore di tartufo. Sì, se su questa ci metti poi tipo un po' di bresaola, un po' di crudo, secondo me è devastante. No. Guarda qui. Senti che sbanfo che ti arriva. No. Guarda qua. Codice sconto Surri, tiè, bella e bella, e anche buona. Buonissima. Veramente buona. Perché sembra che prima lo stai facendo fake, no? Cioè guarda com'è ricoperta. Buonissima. Torniamo allo stellato, codice in descrizione, link, tutto, bella. Signori, al poker stellato. Che nome è? Dai, poker stellato è bello. Mi immagino già il logo con tipo i simboli delle carte sotto 3 stelle. Sono contentissimo che sono ben illuminato, cioè sono più contento per questo che non che siamo qua. Noi ripartiremo con i nostri stuzzichi di benvenuto. Bellissimo. In sincro poi, capito? Bellissimo.
case. Una tavola imbandita bellissima. Signori, partiremo al centro tra la forchetta e il cucchiaio, dove troverete la nostra melanzana moderna con scampo ligure e caviale tradizionale. Andremo a completare questo piatto con l'aggiunta di questa salsa leggermente affumicata a base di pompelmo. Proseguiremo sopra il cucchiaio in questo piattino a forma di conchiglia, dove troverete uno dei piatti iconici del nostro chef, che è la sua ostrica del Delta del Po, ripiena di alice in saor e caviale oscetra, una grana di caviale leggermente diversa, un po' più grossolana. Proseguiremo più in basso, sempre sulla destra del cucchiaio, in questa ciotolina tonda, dove troverete il nostro filettino di lentice marinato al mirin con cavolo rapa, alla base ricotta di mandorle, sopra polvere di plancton. Ci sposteremo allora a sinistra, in queste due ciotoline nere. In quella più bassa troverete una crema di roveglia, pisello bianco tipico pugliese, condita con delle gocce di olivello spinoso, una bacca tipica del Mediterraneo dalla quale estraiamo questa essenza, questa salsa. Per degustarla al meglio vi consigliamo di prendere il paninetto di grano arcio ed erbe amare nell'altra ciotola, spezzarlo con le mani e intingerlo nella salsa, andando a fare quella che non è altro che una bella scarpetta. Termineremo di nuovo al centro, su questo piccolo altarino, dove troverete il nostro taco di granchio reale e maionese a rafano. Vi abbiamo lasciato in condivisione al centro del tavolo anche dei grissini al peperone crusco. Fantastico, raga. Fantastico. Anche a livello cromatico della strada. Raga, guardate me che faccio la copertina del video. Quasi un peccato mangiarlo, è bellissimo. Allora, fammi sapere come va, mandami un po' di foto, mi spiace non esserci. Però, sai, ma... è proprio il Laurini quando... questa è interessante. Ma cos'è sta roba? È buonissimo! Un'esplosione di sapore. Poi il pompino non dà per niente fastidio. Bevessi tutto. Buonissimo, un'ostrica buonissima, sì. Questo dentice invece. Quantificazione è sempre molto importante. Madonna. Sembra tipo anice, tipo il ghiacciolo all'anice, capito? Sì, sì, giusto. Ora facciamo una bella scarpettona. Ma questa è una spugna. Dentro ci sono anche le verdurine. Buono invece, a me piace. Sì, sì, buono. Col taco. Ma che bello. È il condormi con te. Buonissimo. Buonissimo. Questo che te ne mangerei io. Clamoroso. Tutto goloso, ragazzi. Godereccio. Buono. Prego. Guarda che prende nota. Io li copio. Tu copi? Io copio, una cosa. C'era una sorpresa, me ne mancava uno. Il nostro Rocher, quindi la ricostruzione del classico cioccolatino con all'interno una piccola differenza che c'è stata. Non ci spoilerare, dai. No, però è un'immaginazione. Posso vendere anche due? Ma no. No, no, vedo che sono sei, io sono in quattro. Bello, bello. Deve avere anche una videocamera spissa su di te. Evitabile. Allora, forse un po', effettivamente un po' troppo salatino, però è molto buono. Molto buono. No, togli il vuoto. No, no, buonissimo. Il resto era un po' più... però se consideri che il taco è l'ultimo, che il taco era già abbastanza godereccio, questo... Cioè, non è che sto qui a fare la critica a Bartolini, però, cioè, abbassa la cresta. A sinistra è un stop che ripercorre i nostri piatti più classici. Quelli che più ci sono piaciuti, che più vi sono piaciuti e che abbiamo collezionato nel nostro dell'altro. Verso invece... Io sono tre primi. Raga, siamo in quattro, quindi bisogna mettere ai voti. Best off. Allora sono stronzo io, va bene. No, no, best off va bene. Poi settimana prossima quando torniamo facciamo l'altro. Esatto. Iniziamo a consegnare qui la nostra focaccia fatta in casa.
Ah, bello. Ci andrà ad accompagnare quella che è la nostra Amus Bush, chiamata Rosa e Rose. Al centro del piatto questo cuore di radicchio tardivo che viene cotto in una salsa melograno e aglio kombu, tutto attorno delle foglie più fresche di rosa di Gorizia, vengono marinate nell'aceto di barolo. Alla base troverete una delicata salsa al foie gras. Fantastico, okay. Grazie. Quindi questo è la Amus Bush. Sì. Prima era free for all. Sì, esatto. Capito? Se mia mamma mi dice che ti faccio il radicchio, me lo fa così. Mangio tutti i giorni a casa. Che brutta. Sa di carne quasi. C'è un po' di dolce e poi ti colpisce tutto l'amaro quando butti giù, il radicchio ci sta. Molto buono, molto buono. Penso sia il radicchio più buono che abbia mai mangiato. Senza dubbio. A mani basse, sì. Vediamo un po'. Quella è molto buona. Sa un botto di rosmarino. Croccantissima fuori, morbidissima dentro. Buono. Devastante. Poi nella salsina è una scarpetta devastante questa. Ti dirò, il sughetto con la focaccia che sa di rosmarino ha anche di carne, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Il nostro pane è senz'altro molto speciale, sia nella colorazione come accenna il nome che nei profumi. All'interno trovate tre elementi che lo caratterizzano, che sono la barbabietola, i semi di sesamo nero, che invece danno un bel aroma di tostato nocciolo che sentirete subito appena il pane arriva in tavola, e infine la carota viola. E nel frattempo che Samuele lo porta a tavola, posso chiedere se avete gradito focaccia di semi? Buonissimi! Mi è piaciuto il minchia! Tecnico! Esatto. Luca, ma questo è burro? Grazie mille. Ah, no, cazzo, bellissimo. Grazie. Accompagnamento, come avete visto, vi ho lasciato il nostro burrino. È un burro che viene da Ischirè, un piccolo villaggio della Francia, che è una viene impreziosire da arricchire con mandarino e arancio. Fantastico. Grazie. Fantastico, grazie. Ah, profumo? È mandarino arancia, bro. Sembra una crema di per le mani. E anche qua il commento tecnico ce l'abbiamo. Per esempio, tipo una roba una scritta sempre tipo di oltre. D'oro. Capito? Cioè. Minimal deve essere una roba pulita. Cioè, una scritta te la faccio. Allora, sembra una crema per le mani di Aesop al mandarino. Tu vai da Aesop, mangia la crema. Mangia la crema? Non so se è un commento legale che posso inserire nel video. Signori, il vero primo piatto del nostro percorso degustazione è la nostra capasanta arrosto. Alla base troverete due differenti salse, una salsa bouillabaisse a base di pesce, una salsa verjuice a base di mosto acido, sopra bottarga di mugine greca chiamata Argo Tarago, spinacino bollito e polvere di semi di oliva. Fantastico, grazie mille. Ovviamente io non sono un esperto, quindi sono tutti commenti messi a random, però questo ad esempio come aspetto non è clamoroso. Invece sono due capasante con sopra un po' di spinacino, c'è la salsa sotto, però il profumo è davvero buono. Vediamo il gusto, cottura ovviamente perfetta, vabbè, ma lo devo manco dire. No, non vedo commenti esaltanti. Ah, ok. Beh, il piatto è bellissimo, semplice. Cioè, più che altro la bouillabaisse sotto è buonissimo, perché la capasanta è quasi dolce e sotto invece gli ha l'acidità. Davvero buona. Poi la capasanta è carnosa proprio. Allora parliamo un attimo dei commenti. Escludiamo, sì, 2001 ottima annata. E allora grandissima annata. Un commentino sui commenti, perché allora il Barosi non è mai stato intaccato dai commenti. Io neanche, però è gente che mi segue. Allora spezziamo. Oddio, ogni tanto qualcosina anche a te magari. Sì, ma a me è per il meme, secondo me. Cioè ormai non lo prendo più sul personale. Loro che non sono abituati un po' lo prendono sul personale. Quindi siate gentili con la
zia, e, no, con, la, con la simpatia. Com'è che ti vuoi far chiamare? Quello simpatico. Quello simpatico? Quello tra, tra tre virgolette, tipo. Cioè, siate, siate gentili, cioè, se no poi non mi vengono più alle cene stellate, è un casino. Non ho il content. Il business del poker stellato finisce. Finisce un casino, è un casino. Bello, 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 bello. Guarda che bello sto piatto. Signori, arriva quindi col nostro Black Hole di vermouth dei fondali dell'Alaska, lo sapete, a glassare con del nero di polpa. Adagiato sopra troverete delle foglioline di ciso verde con le emulsioni di cozza. In accompagnamento al Black Hole troverete sulla sinistra del grano saraceno soffiato, quindi con il glassato con il nero di seppia, e sopra tritato lo zenzero del bergamotto. Bellissimo questo, grazie. Questo a livello estetico per me è un 9,5 se non 10, perché cioè col piatto così è devastante. Infatti volevo dirlo, ma il piatto è male. Ci hanno rubato. Bro, cosa ne pensi di questa? Ci hanno rubato il piatto, plagio? L'impiattamento non mi fa impazzire. No, no? A me piace quando è in, cioè, in combutta con il piatto. Perché secondo me è una B, ma. Sì. Una B? Ah, tu metti i voti in americano? Perché, no, no, è un I wanna be. Ah, I wanna be. Cioè, perché? È molto bello il piatto. Ma? Molto bello. Però mi cozza un po' l'estetica, sì, nel senso è un po' vintage, però un po' futuristico allo stesso tempo. E anche il piattamento è un po' vintage, ma futuristico. A me piace, mi dà un po' l'impressione di Venom. Capito? Questo mi sembra il piatto preferito del cattivo di Spider-Man. Ah, è un tortino praticamente. Bello. Con i fiorellini. Grano saraceno. Insomma, che ne dico? Ma parlane mentre registro, che devo tagliare tutto. E tu poi dici, devo tagliare. Che registro fai se devo tagliare tutta la cena? Di buono. Taglia, taglia. Ecco, allora, piccola critica, il coltello non taglia. Cioè, invece studi nei video come taglia. Io con i miei coltelli giapponesi taglio tutto. Però la prossima volta ne porto. Al ristorante? Sì. Penso sia illegale. È un'arma bianca. Eh sì, è davvero buono questo merluzzo. Questo penso sia il merluzzo più buono che abbiamo mangiato. Pensa all'idea che hai del merluzzo, sì, e dimmi se è equiparabile. Esatto, cioè il merluzzo di base è una roba triste. Questo è buonissimo. Esatto, tipo il radicchio. Questo è buonissimo, combinazione di sapori incredibile. E anche se prendi il merluzzo da solo è buonissimo. Aspetta, poi non mi scrive. Dentro questo ragazzo. Io ho portato un'estate alla pesca. Buono. Ma è zero zuccheri, vero? Zero zuccheri. Zero zuccheri. Ormai la moda. Nel mio frigo sempre, quindi sì, sarebbe comunque un qualcosa di apprezzato. Guarda che bel calice. Qui siamo in oltre Po' Pavese. Tanto. Una signora con noi, nostro caro. Molto caro, si chiama Giorgio Mercandelli. Ah, oh, devastante. Barosi, sembra di stare a casa tua qua, eh. Una domanda, questa forma di bicchiere è, cioè, immagino che abbia un senso, ma per convergere, sì, i profumi. Va bellissimo questo. Sì, appena sentito Toscana lui si è tornato vivo. Sono delle fette di pasta fresca farcite con l'emulsione di olio e lime. Sopra la fettina di polpa arrosto e infine il mancabile di stanza, il caciucco, tipica zuppa di pesce di Borbese. Da assaggiare il bottone per intero, accompagnata la fettina di polpo, una bella fettinata di salsa. Fantastico, grazie mille. Quindi dici, la domanda sorge spontanea, stiamo parlando di pasta, Bartolini o bottura? Ma per cosa? Per la pasta. Assaggia questo bottone e dimmi se è più buono questo del raviolo che abbiamo mangiato di mortadella. Te lo ricordi? Era molto buono quello della mortadella. Sono due robe diverse, cioè questo è molto più delicato. Quelli era una... Quelli era una... Sì, sì, era un pugno a faccia. Povero bottura, bro. Povero Massimo. La voliante. Commento del toscano, che è quello che ha più competenza. Questo è clamoroso. Se lo dici ridendo mi fido. No. La presentazione è devastante. La consistenza è clamorosa. Devo vedere com'è il polpo. Il crodino? Ah, avevo capito il crodino. Ho detto, va. Bontà questo. C'è un pasto male su. Cazzo, sei buono. È davvero buono. È davvero buono, e soprattutto il, cioè, ci vuole fare un applauso qui, è la cottura del polpo. Cioè, sembra pasta. Cioè, è una consistenza che, cioè, si scioglie in bocca il polpo. È difficilissimo fare un polpo del genere. Devastante. A me questo blodino di cacciucco.
Questo mi sa che sarà il piatto della serata. Più del risotto? Qua il risotto in teoria è clamoroso. Ma c'è pure il risotto, mo. Questo mi mette tranquillamente, sì, 9,5 tutto. Questo è quasi tutto 9,5, secondo me. Ma solo perché il 10 non lo dai, perché il 10 non lo puoi dare, però questo sì è. Il taco? Il taco. Il taco. Il taco era davvero buono. Il taca? No, il taco. Il taco era davvero buono. Veramente. A volte mio nonno. Bellissimo. Anguilla affumicata, prezzemolo e oro, mora del tuo copito acidità e infine la salsa profumatissima che è a base di alloro, calamaretti spillo e nero di seppia. Questo è un 10, Ricci, questo aspetto 10, non puoi dirmi di no. Questo è molto bello. Molto bello, c'è un profumo di anche il profumo qua è 10. Questo raga è clamoroso, cioè si vede già. Wow. Meraviglioso, grazie. Assurdo. Polpette in anguilla d'oro. Allora, cioè non l'ho ancora assaggiato, ma questo è 10. Allora, a livello già solo di aspetto è 10. Sì, queste palline d'oro sono devastanti. È bellissimo tutto. Assaggiamo un po' voglio assaggiare la salsa prima di. Madonna. Madonna. Che raga, è assurdo questo. Cos'è che hai detto Ricci prima? Ah, il bottone sarà la lettera della serata. Ma va, hai già superato, dici? Ma raga, io ho assaggiato solo la salsa ed è incredibile la salsina. Madonna. Ora piglio anche una di queste palle d'oro. Sembra tipo il boccino d'oro di Harry Potter. Bello. Questo, ecco, questo è un altro che ne mangerei a spade. No, io non mangerei di più dell'altro. No, questo è l'altro perché l'altro è bocconcini, quindi te ne mangi. No, questo è 10 su tutti gli aspetti. Questo è un piatto tanto buono, l'uovo. È cremoso, è anche croccante con queste robettine che ci ha messo, cioè è buonissimo. Cottura tosto. Obiettivamente incredibile. Ma non mi ha fatto impazzire. Ma vaffanculo. Che bello è, dai. Cioè, guarda qua. Bello. Sì. È un tipo dipinto. Ed è risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola. Così è nato più di 15 anni fa. E così è rimasto. E invece no, la gocce di ciliegia e il profumo alla noce. Fantastico. Noi consigliamo di raccoglierlo all'esterno. Senti il profumo. Ma se rifammi quel Madonna. Perché andati attraverso il profumo. Wow. Allora, davvero bello. Preferisco il piatto scuro perché è un bel contrasto con il fucsia. Ah, sì. Però bello uguale. Comunque ci hanno portato anche del vino. Un vino rosso e un vino misterioso nel calice nero. Quindi abbiamo il vino rosso, che non so che vino è. Ce l'ha detto però. E questo non c'è che cos'è. Ed è un vino molto fruttato, frizzantino. E siamo indecisi sul fatto che sia bianco o rosso. Il piatto è incredibile comunque, questo risotto. L'odore mi sa troppo di bianco. Guarda qua. Colore pazzesco. Senza coloranti alimentari. Senza coloranti. Buono, ma buono. Preferisci seta? Però è più acido seta. Però buonissimo. Questo è buonissimo. Mi piace quella cremina alle noci che c'è al bordo, Giano, Franci, quando ci facciamo una cena insieme? Facciamo una cena a 6, poker stellato più Giano e Franci. E siamo nel 1985. Sì, esattamente. Bello. Il viaggio nel tempo, dal Domaine Bourdieu, un Domaine ad Arlé, nella Côte du Jura, ha delle piacevoli note affumicate che ricorderanno molto il nostro carciofo grigliato. Fantastico, grazie. Buona continuazione. Siete pronti al 3? Sta facendo il video. Sì. Vai, 1, 2, 3. Bello. Signori, il nostro carciofo spinoso sardo. Leggermente gratinato, ripieno di midollo di manzo. Alla base troverete due salse, una di aglio nero, l'altra di crescione. E andremo ad aggiungere poi accanto questo ragù di agnello. Ah. Delicatissimo. È molto saporito. Bello. Quindi hai visto, Luca, anche se non ti piace il carciofo, almeno c'è il ragù.
profumo incredibile. È bello che ci mettono sempre l'oro, comunque. In qualche modo sbirruccica sempre. Allora, signore, io sono ubriaco a questo punto, quindi non ho sentito assolutamente nulla della spiegazione. So che c'è del ragù d'agnello. O vitello? Vitello o agnello? Agnello. Il carciofo è cotto alla brace e c'è un profumo di brace serio, cioè sembra che siamo a Pasquetta praticamente. Morbidissimo il carciofo. Molto buono. Quasi cremoso. Quindi sai questo non lo mangio. Non ti piace? Anche a te? A me i carciofi piacciono, quindi sarò un po' di parte, però la consistenza è cremosissima, cioè il carciofo di solito perché non piace. Io invece vado controcorrente, a me questo carciofo è piaciuto molto, anche perché cioè, questa è una cottura perfetta, non si sgretola, non si spezza, però è cremosissimo e il ragù d'agnello ci sta da Dio. Sì, il ragù è buono. Sicuramente a livello estetico non è all'altezza di altri piatti, però a livello di gusto sicuramente sì per me. Ah, dovete, signori, dovete sapere come? Quante coperte avete? Cioè, oh, se non rompe il cazzo non è felice Ricci. Io sto fermando. Guarda, dove va? Dove va? Fammi dire. Guardalo! Guardalo! Via. Ah, ok. Ah, ok. Vai, la domanda di Giamma invece? No, la piada più, di dove sei? Sento no, Giamma, così! Se te lasci a spilata, diciamo. Grazie anche lei. Eh sì, sì, un pochino. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Ed è rosso il Giamma, sei innamorato. E la Madonna. Letto di vacca Podolo. È bello, eh. La protagonista della portata ci teneva tanto a conoscervi. Era reciproco. E il Betty accanto sembra tipo Midsommar, il film. Vero? Noi scegliamo i nostri tagli. Tutto calcolato. Bellissima questa, eh. Andremo ad aggiungere poi questa salsa. No, allora Ricci, ti devi placare un attimino. Fino al capolavoro, no. Io, tu sei incredibile comunque. Possiamo fare un quadro? L'abbiamo assunto, lo deve chiedere sopra il fianco. E lo deve chiedere ai commentari. No, ma di solito decidono loro. Decidono una salsa molto ricca, molto. Ah, se è ricca me la metti a fianco, per favore, signor Ricci, A fianco, per favore. Oh, se mi rovini la cena paghi tu. Guarda, la metti accanto proprio al filettino di carne. Ok. Magari Non sei il cucchiaio da questa parte, esatto. Fai il tuo lavoro, no? Madonna. Guarda, sembra perfetto. Dai, bellissimo. Dai, vediamo. Madonna. C'era un po' troppa, eh? Un cucchiaio. Voto 2 su 10. Meraviglia. Riesce sempre a rompere il cazzo ovunque vada, ovunque. Vabbè, e anche oggi la cazzata Ricci l'ha fatta. Ho servito da un 3 stelle Michelin. Ma nei commenti mi offendono tutti. Il tuo titolo. Il tuo titolo può essere questo. Luca Ricci mi ha servito in un 3 stelle Michelin. Sai che no? Non credo sarà questo. No. No, non credo. Questo è buono, però cazzo. Questo è molto buono. Il sughetto che vi ho messo è milanese style pigeon, interessante. Luca, amico, secondo me vogliamo fare la stessa. No. Lui, di dove sei? Secondo me no. Ti fa malissimo. Buonissima, tenera, saporita, la salsa è buonissima. E non perché l'ho messa a Ricci. Soprattutto. Molto buono. Come ultimo piatto, sicuramente, ultimo piatto salato. Buono. Oh, che faccia. Allora, la otto pastiglie in corso. La situazione è questa. Comunque oggi mi sono regolato. No, no, cioè, esatto. Potevamo spendere 8.000 euro cortisone. Solo di vino. E cortisone? Sì, aiuta. Il Barozzi ha appena chiesto la carta dei vini. Uno. Due. Io sono ubriaco. Tre. Ho slacciato i pantaloni. Ma perché sono pieno. Una mucca. Una vacca. Una vacca Podoli. Un caffè. Senza caffeina qui. Aspetta, devo riprendere la faccia del Ricci. No, non l'ho capita, ripeti. Cos'è che fa la mucca? Fa una mucca che viene a prendere un caffè senza caffeina qui al ristorante. E cos'è la risposta? Mudek. Mudek. Mudek.
Io non so. Questa, signori, è incredibile. È la prima serie che inizia con una puntata e finisce con la stessa puntata. Non ce ne saranno altre. Zero. Vacci in bagno, vai, bravo, rimanici anche. Rimanici. Tutti disattenti ormai perché siete stanchi. Anche io sono pienissimo. Volato via. Giorgione, tipo. Ah, bello questo. No, aspetta. Signori, è il nostro predecessore. Si chiama Total Black, facilmente inquietante perché. Qua vi facciamo un'altra degustazione alla cieca, se vogliamo, perché non vi diciamo gli ingredienti di cui è composto. Quindi ok. Vedere. Raga, no, parliamo di cose serie. Se non abbiamo gli ingredienti non paghiamo. Oh. Oh raga, qua sono 2000 euro di conto, anzi di più. Puoi pagare te, Vinci, cioè non basta infinito, quindi indoviniamo. Oh! No, esatto. Ho capito, ma finché non ci sono sponsor non posso pagare io. C'è uno sponsor a video che ho fatto stasera e sponsor c'è. Però stasera penso di non metterlo. Devastante. Si vede che è devastante. È cacomelo. Sto dicendo io. 5 puttoni vuol dire? Questi sono 5 puttoni. Però non serve andare alla festa di Barro dopo. Se sono 5 puttoni a sora, è easy. Signori, ecco qua quindi la ricostruzione dell'albero di arance. Siamo quindi a ricostruire l'albero partendo dal tronco, composto da una ganache di arancia amara e cioccolato bianco. Mentre i frutti sono stati ricostruiti con dei pistacchi tritati e profumati all'arancia. Bello! Questo è veramente. E infine eccola qua, la coppetta in mezzo a sangue. No, quello finirà in 3 secondi netti. Veramente buono. Ora svengo. Bello. È clamoroso sta piccola cosa. Tipo la riosta di Gardaland, come si chiama? Il brucomela. Allora abbiamo appunto le ciotoline rosse, dove troverete uno dei dolci storici del nostro Enrico, che è la sua cioccolata. È una spuma di cioccolato tiepida, con all'interno una quenelle di gelato al caramello salato e delle madeleine al cacao. Abbiamo poi, avete già intuito, dovrete scavare in questa pietra per andare a trovare quello che è un tartufo. Vi aiuterete con le bacchettine, e il tartufo è composto da pera, cacao, tartufo bianco d'alba e tartufo nero estivo. Visto che siamo usciti dal periodo carnevalesco, abbiamo delle piccole chiacchiere con mandarino e zafferano. Su alcuni dei bruchetti troverete dei gianduiotti, per la precisione sono anduiotti, quindi gianduia e anduia calabrese, leggermente piccanti. La tartaruga da questa parte e da quella parte, che trasporta quelle che sono delle riproduzioni di una foresta nera, quindi un gel di lampone, aceto di lamponi e chiodi di garofalo, una ciadina al cacao alla base. Gialle su questa tartarugina, che sono passion fruit e miele. Non puoi portartela a casa. Chi lo dice? La legge. Nessuno mi vede. E no, è comunque illegale. Se qualcuno gli dà il consenso. Se gli danno il consenso è un conto. Se ti fanno un cenno. Perché si fa. Buon app. Sì. Ecco il mio bro. Il mio bro tartarughina. Bello. È buonissimo, io non so cos'altro dire, sono soffatto. Non mi si vede neanche in faccia, sono qua dalla tartaruga. A dopo con i voti e il conto. Allora siamo appena usciti, ci hanno anche regalato, ma penso sia una cosa per tutti i clienti, il menù con tra l'altro anche la lista dei vini che abbiamo bevuto stasera. Vabbè, opinioni quindi su questo 3 stelle, l'unico 3 stelle di Milano? Io so, allora, cioè, aspetta, mi metto davanti, se no non si vede nulla. Prego. Io lo so che va a finire male questa. Ecco, vai, sentiamo il Ricci. Molto buono, ovviamente. Ma secondo me ci sono ristoranti con meno stelle a Milano, cioè, diciamo che più interessanti. Non ci tornerei. Non ci torneresti? Io l'altro menù sarei incredibilmente curioso di provarlo. Quello invece sì. Cioè super buono, cioè nel senso ci tornerei. Incredibilmente per... buono. Non farei nomi, ma Antonio De Curtis, detto Totò. Sì, no, sì. A me lo spaghettone
onesto, è uno dei piatti più buoni che abbia mai mangiato, lo posso dire a mani basse. Il merluzzo anche mi è piaciuto tanto, perché il merluzzo io l'ho sempre pensato come alti e bassi, tipo il carciofo, per quanto fosse buono, concordo che non era questo, cioè magari lì nel menù non ci stava un granché. Il servizio, uno dei eccellente, uno dei migliori servizi di sempre, davvero. Concordo. Età media dell'età, perché erano tutti abbastanza giovani. Sì, è vero, tutti giovani, tutti molto alla mano e comunque competenti. Una danza, tutti super coordinati. Sì, decisamente. Illuminato bene, alleluia, almeno nel video si vede qualcosa. La parte dello stronzo l'ho fatta sempre io, come al solito. È il tuo lavoro. Tanto che siamo in salotto. No, altissimo livello. Incredibile come livello. Cioè, è uno dei migliori ristoranti che esiste. Quindi, cioè, non è che dici. No. Cioè, però il signor Ricci vuole fare un po' il menoso, quindi. No, cheat. Cioè, se no sembra che siamo in tre stelle, ci siamo già un tratto. Cioè, comunque. No, clamoroso. Cioè. Stiamo paragonando i prezzi con l'idea di andare in un ristorante. Sì, comunque la media spesa è stata di più di 500 euro a testa. Sì. Quindi, comunque. È impegnativo sicuramente, ne vale la pena? Sì, secondo me sì, assolutamente. Sì, assolutamente, cioè è davvero davvero buono. No, è vero, non ne vale la pena. Lo diciamo perché sennò poverini si prendono male. Sì. Ora è il giorno seguente, anzi due giorni dopo. E abbiamo una cartellina con le nostre pagelle. Io non ho ancora ben capito come le sfrutteremo. Per il momento direi possiamo vedere qual è la media voto per ognuno. Secondo me sarà comunque abbastanza alta, perché siamo partiti con un ristorante obiettivamente della Madonna. Abbiamo speso circa 2000 euro in quattro. Turri, Barosi, Giamma. Quattro stronzo, se l'ha scordata. Ecco, però mi ha firmato. Sì, poi diceva tanto per me, ma anche la sua è un po' un casino, eh. Allora, top 10 di quelli top 10 dei ristoranti che ha provato. Io ho messo 9 su 10, sono stronzo, quindi. Io ho messo 9 e mezzo. Ah, beh. Allora, il voto per me è 9 su 10. E obiettivamente il carciofo stonava un po'. Riguardando il video mi sono reso conto che agli altri non è piaciuto, però era obiettivamente buono. C'era un buonissimo profumo di brace. 9 su 10 mi sembrava un ottimo voto. Il Giamma 9 e mezzo. Gli altri due hanno scritto top 10, che credo voglia dire sia la loro top 10 personale, che ci sta. Comunque sia il Barozzi che il Ricci sono due che provano tanti stellati, quindi se vengono top 10 è sicuramente un buon voto. Per questo video è tutto. Vedremo come portare avanti questa roba delle pagelline in futuro. Diteci qua sotto nei commenti dove dovremmo andare per il prossimo episodio di Poker Stellato. E ricordatevi di comprare le galette di Lex Theory. Codice Surri, link in descrizione. Ciao.